Grazie, approfitto per precisare che effettivamente la mozione chiede esattamente questo, ovvero una proroga tecnica, differente dalle proroghe, a tempo indeterminato e infinite che in passato avvenivano e che sono state, alle quali è stata posta fine una volta per sempre grazie al nuovo regolamento per gli impianti sportivi comunali. Quindi sì, la mozione fa riferimento ad oggi ad un caso, perché i due bandi attivi al momento, uno di due riguarda la piscina di Via Taverna che non è chiusa e che finalmente grazie a questo bando sarà riaperta. L'altra è quella appunto che avevo già citato, lo ribadisco, della Garbatella Lazio Nuoto, ma ovviamente noi speriamo che i bandi saranno molti di più, quindi oggi la situazione è questa, il Dipartimento si è impegnato a pubblicare altri 5 bandi entro le prossime settimane, quindi ovviamente questa mozione poi sarà estesa anche a tutti gli altri casi futuri. Quindi confermo che questa mozione fa riferimento ad una proroga tecnica che non c'entra assolutamente nulla con le proroghe del passato e infatti precisa che chiede anche di adottare misure in fase di definitiva assegnazione degli impianti che adeguino la programmazione dell'assegnazione, come dicevo prima, all'anno sportivo. Quindi è inutile assegnare un impianto a febbraio, perché metteremo a disagio sia gli utenti che sono iscritti, sia il gestore che dovrebbe iniziare a metà anno e ovviamente non ce la potrebbe fare. Grazie. Grazie a lei, consigliere.